buonasera e bentrovati a questo incontro che è l'appuntamento del Senato con un suo illustre senatore a vita, nominato il 14 di ottobre del 2004 dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. Il decreto appunto porta la data di quel giorno. Mario Luzzi quest'anno è stato ricordato per il suo centenario e l'associazione Mario Luzzi di Mentrisio, Poesia del Mondo, lo ha ricordato con una serie di manifestazioni che hanno occupato un po' tutta l'annata. Questa del Senato è particolarmente significativa perché ovviamente è il Senato che racconta, ricorda attraverso le voci, attraverso la testimonianza, attraverso questa giornata, appunto, uno dei suoi illustri membri. Ricordo che l'anniversario di Mario Luzzi di quest'anno è stato ricordato, celebrato con un convegno in Cattolica, con una mostra a Mendrisio di carte e quadri con un catalogo. Si è letta la Passione nel Duomo di Milano e poi a San Miniato a Firenze. E ricordo che il 27 di questo mese, il 27 ottobre, alla sera in Santa Maria delle Grazie a Milano, accanto al Cenacolo Leonardo, verrà letta di nuovo la Passione e sarà Pino Tufillaro, un attore che appunto darà voce a questo testo di Luzzi, scritto su espresso invito del Papa Giovanni Paolo II. Ricordo anche che questa giornata chiaramente ha un suo significato perché il Senato è la grande assemblea che ha le tradizioni culturali più belle della storia d'Italia e quindi Mario Luzzi, oltre ad essere stato un senatore, oltre ad essere stato un grande poeta, vi entrò, come si suol dire, secondo una tradizione e secondo dei meriti che facevano parte proprio della storia del nostro paese. Detto questo, l'anno continuerà appunto con manifestazioni, con pubblicazioni, poi vedremo e sentiremo, del resto qua sul banco ce ne sono appunto tre, una appena uscita dai torchi, una che verrà appunto annunciata e la pubblicazione dei postumi, di tutti i frammenti postumi di Garzanti che è di una settimana fa e questo è anche un momento, diciamo così, per ricordare che l'editoria effettivamente ha dato molto quest'anno per Mario Luzzi. Detto questo, lascio la parola a Paolo Andrea Mettel, che è presidente dell'associazione Mario Luzzi Poesia del Mondo di Mendrisio. Buonasera a tutti, benvenuti, un grazie particolare al senatore Zavoli che ci onora con la sua presenza per ricordare Mario Luzzi, un grazie a chi è stato vicino a questa giornata e direi sicuramente la Fondazione Formiche e il Premio Internazionale Isola d'Elba presieduto dal professor Alberto Brandani, sia il Premio Internazionale Isola d'Elba sia la Fondazione Formiche peraltro fanno parte del comitato d'onore del centenario da noi organizzato con molti eventi. Vorrei darvi soltanto un ordine di servizio in maniera che sappiamo tutti come andrà a finire e i tempi che ci occuperanno in questo pomeriggio. Dopo le mie brevi parole, certamente ascolteremo il senatore Sergio Zavoli, il quale poi per impegni di istituzionale del Senato dovrà rientrare a lavorare e quindi vicino al Senato della Repubblica. Comunque lo ringraziamo della sua presenza rappresentando il Presidente del Senato, evidentemente. Dopodiché, dopo l'intervento del senatore Zavoli, ho pensato che
fosse meglio ascoltare subito la voce di Mario Luzzi, quindi avremo la possibilità di assistere a un documentario molto recente, preparato in maniera importante con l'aiuto della Regione Toscana, e vedrete la rarità di immagini e comunque gli interventi poetici in lettura di Mario Luzzi. Subito dopo avremo il piacere di ascoltare il professor Ferroni e il professor dell'Università della Sapienza e poi il professor Giuseppe Langella della Cattolica di Milano e Stefano Verdino della Università degli Studi di Genova. Tutto questo credo che intorno alle 6:10 sarà terminato, quindi saremo poi tutti liberi. All'inizio del mio piccolo e breve intervento ho il piacere di leggere il messaggio che il Presidente della Repubblica ha indirizzato per questa giornata, che recita così: Dottor Paolo Andrea Mettel, Presidente Associazione Mendrisio Mario Luzzi, Poesia del Mondo. Rivolgo un cordiale saluto a lei, gentile Presidente, ai relatori e a tutti gli intervenuti alla cerimonia commemorativa del centenario della nascita di Mario Luzzi, voci tra le più alte e limpide della cultura italiana. Il suo lungo e fecondo percorso intellettuale, sempre sostenuto da una spiritualità intensamente vissuta e da una forte tensione morale e civile, ci ha trasmesso una lucida riflessione sulla valenza espressiva del linguaggio e della parola poetica nelle sue molteplici forme e registri comunicativi. Nell'associarmi all'omaggio reso con la presente iniziativa all'elevata testimonianza di cultura e di vita e alle rare doti di integrità e coerenza di un protagonista tra i più sensibili della nostra tradizione letteraria, rinnovo ai suoi familiari, a lei, signor Presidente, e a tutti i partecipanti alla cerimonia di commemorazione le espressioni della mia ideale vicinanza, insieme a un fervido augurio per il proseguimento delle attività dell'Associazione. Giorgio Napolitano. Io non ho da dir nulla su Mario Luzzi, perché ci saranno poi i professori, c'è il senatore Zavoli, e quindi vorrei dare brevissimamente voce a Luzzi, che idealmente presiede questa serata, questo pomeriggio, con un testo praticamente ignoto, perché Mario Luzzi non ebbe tempo di leggerlo in Senato. Sarebbe il testo del discorso che Mario Luzzi avrebbe dovuto pronunciare al Senato, cosa non avvenuta perché poi è intervenuta la sua morte. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento di dovere un ringraziamento dal profondo del cuore a quanti, e sono molti, si sono adoperati per questa nomina che mi onora superlativamente. Con pubbliche petizioni, sottoscritte da molti cittadini famosi o oscuri, con appelli radio e giornalistici, si è prodotta una mozione di simpatia più diffusa di quanto potessi aspettarmi. A tutti, indistintamente, un saluto riconoscente nella speranza di non deludere completamente l'aspettativa. Con particolare affetto e devozione rivolgo il pensiero al Presidente della Repubblica che mi ha ritenuto degno di sedere in questo seggio. Misuro infatti l'altezza dell'onore fattomi dalla statura culturale e civile di coloro, senatori a vita, che mi siedono accanto in questo consesso. La lista dei nomi ai quali il mio va ad aggiungersi è impressionante e mi fa dubitare di essere vittima di un abbaglio. No, non è un abbaglio.
Devo convincermi e dunque io siedo veramente dove hanno seduto Manzoni, Carducci, Montale, ma anche Garibaldi, Verdi, Verga. La storia dell'Italia è salita fin qua e addirittura qua è stata fatta, il che è avvenuto non infrequentemente. L'istituzione ha un grande prestigio e ha, allo stesso tempo, una parte incisiva e determinante nella vita politica nazionale. Mi permetto di insistere su questo vocabolo, che voglio sia inteso nella pienezza che le aspirazioni tribolate e appassionate delle vicende risorgimentali e post-risorgimentali gli hanno dato, senza diminuzioni palesi o surrettizie. Non sono un uomo di parte, né di partito, e spero neppure di partito preso. Sono qui, suppongo, al di là dei miei meriti, non dico a rappresentare, ma almeno a significare un lato della nostra realtà, troppo spesso trascurato e maltrattato, quando dovrebbe essere privilegiato e sostenuto in tutte le sue manifestazioni di splendore e di bisogno. È il settore, ma dispiace chiamarlo così, della cultura, dell'arte, della loro storia, dei loro documenti e monumenti, della loro attualità. Non sono un uomo di parte, dicevo, sono però un uomo di pace e tutto quanto si fa per promuoverne e assecondarne il processo e la durata lo considero sacrosanto, inclusa qualche inopportunità, qualche errore controproducente, perdonabile con la buona fede. Non devo dire molto di più su me stesso, se non confermarmi nell'atavico sentimento comune a tutti gli uomini della mia generazione e delle antecedenti alla mia, che l'Italia è un grande paese in fieri, come le sue cattedrali. Lo è secolarmente, non discende da una potestà di fatto come altre nazioni europee. Viene da lontani movimenti sussultori fino alla vulcanicità dell'Otto e del Novecento. La nazione si unisce e ascende a se stessa. La sanzione di quell'ascesa è lo Stato, per il quale penso si debbano avere, data la nostra storia, speciali riguardi. Revolution e amélioration possono equamente curarlo, ma tradirlo e spregiarlo non dovrebbe essere consentito a nessuno. Con questi pensieri e convincimenti mi associo a questo illustre consesso. Questo era il discorso di Mario Rizzo. Grazie e con grande piacere passo la parola al senatore Zavoli. Anch'io ho un mio piccolo ringraziamento da rivolgere a quanti hanno avuto la bontà di coinvolgermi in un momento così bello, così alto della vita del nostro Paese, in un tempo che francamente non ce lo descrive nelle forme che noi ameremo onorare, del fatto d'essere proprio di questa terra, con i suoi problemi certamente che sono comuni a tutto il resto del mondo, anzi privilegiati noi che possiamo contare su una civiltà più che convenuta, non solo nei testi ma proprio nella, come posso dire, nel circolare del pensiero umano in ogni parte della terra. Basterebbe il nome di Dante per unirci. Io sono di Ravenna e a Ravenna ogni giorno arrivano da ogni parte del mondo i ragazzi dell'ultima generazione che vengono a portare ai cittadini italiani il segno della loro partecipazione a qualcosa che abbia la natura per durare nel mondo della poesia, e quindi vengono a Ravenna per onorare Dante con le traduzioni della commedia nelle varie lingue dei paesi che i ragazzi appunto rappresentano. Se questo è vero, c'è un motivo per credere che avesse ragione Sant'Agostino. Io non sono propriamente del ramo, però mi pare che sia stato un santo di una laicità straordinaria, se è lecito dirlo, e certamente di una grande modernità, quando diceva
alla sua gente che protestava, inveiva a volte contro le disuguaglianze, le povertà mai lenite, i dolori sopportati, eccetera, che da due pericoli occorrerebbe ugualmente guardarsi: dalla disperazione senza scampo e dalla speranza senza fondamento. Ecco, mi pare che questa giornata di oggi, che in un pomeriggio disadorno, che non ha attrattive, ha pensato di dedicare un momento alto di riflessione e di condivisione intorno a un valore di quelli che non si possono esibire se non nel rigore del pensiero, della ragione, della, come posso dire, anche della spiritualità. A questo atteggiamento si unisce e mi ha molto colpito la testimonianza di Giorgio Napolitano. Io non sono estraneo alla bellezza della sua lingua, o del suo linguaggio, per meglio dire. Tutte le volte che si impegna sul terreno della coesione, una parola che gli sta molto addosso, perché è l'uomo della condivisione, dello stare insieme, un po' sull'idea di Don Milani, il quale diceva che la politica è uscirne insieme. Questo messaggio che ci ha mandato in questa circostanza ci riempie veramente di consolazione e ci fa dire che probabilmente persino noi possiamo essere un motivo di quella speranza cui alludeva il Sant'Agostino. Io ho raccolto nel tempo forse più bello della mia vita, forse perché coincideva anche con un margine di giovinezza ancora, pieno di energie e di entusiasmi, di sogni, eccetera, un tempo dedicato a un'amicizia, quella con Luzzi, discreta, rispettosa da parte mia, indulgente, tollerante e incoraggiante da parte sua. Ero presidente del premio di poesia, indegnamente, del premio più prestigioso d'Italia, intitolato a Dino Campana. E ricordo come ci intrattenevamo non sempre, non tanto, soltanto sulla poesia, ma attraverso la poesia, tentando io e lui, cercando di venirmi dietro, non so quanto persuaso dalla bontà dell'impostazione che io intendevo dare all'intervista, i criteri che dovevano animare un grande poeta in un paese come questo, che aveva finito per tradire tante parti di se stesso, abbandonandosi al criterio dell'utile, del pratico, del conveniente, che pareva essere diventata la nuova disciplina, anche morale, forse persino estetica, di questa comunità di italiani che non si ritrovava più nella storia del proprio paese o della propria patria. Ecco. Sicché, quando mi sono trovato nella condizione di partecipare a Luzzi, il mio bisogno di intrattenerlo intorno ad alcune questioni che mi stavano a cuore anche allora, io avevo appena finito di registrare talune inchieste che si rivolgevano alla gente che aveva voglia di capire di che razza siamo e che cosa vogliamo fare di questo nostro paese. E Luzzi mi pareva una testimonianza morale e civile degna di essere ascoltata, e quindi lo premevo perché si dedicasse a concedermi qualche opportunità per indagare in questo senso sul destino anche del nostro paese. E nelle tante interviste che gli ho fatto, ce ne sono alcune che hanno, nelle loro trasparenze meno evidenti, meno clamorose, d'altronde non è stato mai un retore, un declamatore, non era mai abrasivo neppure nell'invettiva, aveva sempre quel tono rispettoso della parola, dei sentimenti e della buona grazia in sostanza. E ne ho stato la convinzione che è stato trascurato di Luzzi una qualità che io oserei chiamare profetica. Badate, non intendo usare questo termine nei suoi significati più virtuosi, profetica proprio nella sua percezione di ciò che andava male e del pericolo che si correva. Io ricordo di un'espressione che il pericolo non è più il pericolo, è la mancanza di percezione del pericolo. E allora, prendendo le mosse da questa premessa, io ricordo che cominciamo
a, così, a intrattenerci l'un l'altro con delle domande e delle risposte che mettevano insieme un testo che oggi mi pare, nel presentarvelo, nella sua parte in grande misura inedita, anche se qua e là raccolta nei miei quaderni, nei miei appunti, eccetera, eccetera, si ritrova la presenza di quest'uomo che descriveva l'Italia di oggi, l'Italia com'è, l'Italia di oggi stesso, di questo stesso momento. E partirò dicendo che la scomparsa di Mario Luzi ci lascia privati, fondamentalmente, di una misteriosa porzione di bene, di salute, di armonia e di fiducia. Era venuta meno una tra le voci più alte della poesia del Novecento, la cui cifra morale, la professione civile e la tonalità religiosa restano i tratti più forti. La terra, come luogo anche dell'anima, i fermenti e i diritti della nostra esistenza, le ragioni della storia, tutto richiamato, avvalorato, consacrato nel ciclo spirituale che muove dalla creazione, al tempo stesso rivolto alla persistenza del male come scandalo dell'uomo di fede e alla nostra storia come obbligo di parteciparvi con le armi della libertà, della giustizia e della pace. E a condizione, aggiungeva, che la storia non debba essere ciò che tutto divora e chiude ogni discorso, perché allora saremmo di fronte a un'altra divinità che susciterebbe più orrore di quanto, nella sua povera e tragica incongruenza, merita la vicenda degli uomini. Ho qui davanti a me, insieme alle persone che mi hanno incoraggiato a prendere la parola, in nome anche del Presidente Grasso, che è stato veramente indotto a disertare questa riunione per un incarico istituzionale cui non poteva venir meno. E allora io penso, non so, alla consolazione ad avere trovato nel mio cammino intorno alle questioni e agli uomini della letteratura e della poesia in particolare, chi si è dedicato, per esempio, come il presidente di questo premio, il professore Alberto Brandani, ma al tempo stesso dentro il teatro, una figura che non so quanto se sia presente perché non riesco a vedervi tutti, e il senatore De Poli, che ha tenuto molto a che questa cerimonia avvenisse nei termini più rigorosi, più semplici. E poi, naturalmente, insomma, le formiche, l'Isola d'Elba, il professor Verdino, che è stato l'ultimo a prendere la parola prima di me, e gli altri che l'hanno preceduto. E allora ho ripensato che valeva veramente la pena di procedere su questa trama, diciamo, della mia interpretazione. E ho ripensato a quella che Teilhard de Chardin chiamava la santa materia, cioè noi, la gente, l'uomo, con una trascendenza, cioè anche verso il basso. Da qui forse è venuta una sua franca testimonianza civile, sempre più presente e viva dopo il lungo indugio nelle oscurità dell'ermetismo, con un trapianto drammatico, a volte persino epico, nella versificazione lirica, che rappresentò il passaggio di una poesia dei giorni e della storia in quella orfica, senza tempo, dell'immaginazione, insomma. L'uomo e il poeta avevano conosciuto una continua agonia, nel senso etimologico di lotta, quella che Geno Pampaloni, in Palazzo Vecchio, il giorno in cui gli conferimmo il più prestigioso dei nostri riconoscimenti alla poesia, il già citato premio Campana, chiamò una guerra dolorosa e trionfale, che ha in sé la sofferenza e la speranza, la solitudine e la comunione, la disperazione e il bisogno di non morire del tutto tra le ombre della storia e della vita. Perché tutto, qui è Luzi a prendersi la parola, non appartenga alle verità occultate come l'uomo, proprio nelle pieghe della storia e della vita. Ecco perché prima facevo un accenno a un motivo di soddisfazione e di consolazione che avrebbe Luzi nell'assistere qui con noi alla presenza della gente, di quella che non si pone i problemi fondamentali, le grandi fenomenologie grazie alle quali si arriva a tutte le conclusioni, dalle più atroci alle più futili e illusorie.
E ricordo la prima delle domande che io gli feci un giorno. Perché temi che la storia possa prendere per sé tutta la realtà e decidere di tutto, a volte parrebbe persino di Dio? Ne venne una risposta davvero epocale, che investiva ogni cosa. Su questo tema, disse, hanno battuto la testa tutti i più grandi intelletti, tutte le più alte cime del pensiero laico e religioso, assillate dalla propria eticità. Sebbene si possa sensatamente argomentare che la coscienza umana sia andata via via affinandosi, e per questo la consapevolezza del negativo sia diventata più suscettibile, tuttavia il male perdura e in un certo senso prolifera e si moltiplica. La possibilità di conoscerlo e di farlo si moltiplica con una incontenibile evoluzione tecnica. Foto e immagini filmate e teletrasmesse illustrano scempi, stragi, abnormità che ci rimanevano finora sconosciuti e che ci era difficile credere possibili, favorite dalla potenza dei mezzi che la forza dell'immagine ha poi munito di un sinistro potere di fascinazione. Tra la coscienza avvertita e la bruta crescita del male, quale porta è aperta? Si chiedeva Luzzi. Sono due realtà incomunicanti? O è la prova a cui viene sottoposto l'arbitrio umano a essere ora vittorioso, ora troppo spesso destinato alla sconfitta? È il mistero che scioglierà questo nodo? Non credo sia tenuto a spiegarcelo nei termini usuali alla nostra ragione. Ce lo confermerà forse, proprio come mistero, una forma di conoscenza altra alla quale dovremmo essere aperti. Questo che noi viviamo in calzai è un periodo di trionfale scientismo che fa prevalere il come sul quando e sul perché. Se è così, in che cosa si avanza e si arretra? Quel periodo, che durava da molti decenni, sta in verità declinando. Lo scientismo non è più così trionfale. Troppi disinganni e troppi dubbi lo hanno incrinato. Diceva Luzzi, è cresciuta la consapevolezza che il non sapere si accresce in proporzione geometrica con il sapere e si fa strada forse il mistero come forma altra di conoscenza, non per rassegnazione dunque, ma per la dilatazione possibile nel campo della conoscenza. In ogni caso la scienza non è possibile lasciarla al diavolo, non era con la diffidenza e con il sospetto che si ricompone il dissidio insorto in tempi non aperti, non equamente ispirati, e non è con il tacito pregiudizio che si risana la dismisura prodottasi tra bisogno e attesa reale da un lato e la neutra disponibilità dall'altro. Credo che questo dramma si sia perpetuato proprio perché lo spirito si ritraeva dal terreno del confronto, lasciando adito alla sua negazione e persino al fanatismo. Quale destino assegni ai tuoi versi? Gioveranno a qualcuno? O sono nati per essere quello che sono, senza una particolare finalità? Se il fin dell'arte fosse questo, continueresti a scriverli? E lui, di quando in quando, qualcuno mi confida di aver ricavato beneficio dalla lettura dei miei versi, e io stupisco. Ma comprendo che quella a me stesso inconfessata speranza mi aveva sostenuto nel mio lavoro e che sarebbe mostruoso, senza di essa, continuare a occuparsi di poesia. L'importante è che attraverso di essi passi qualcosa di più di quanto io possa averci messo. Come si potrà riavere un mondo che ci corrisponda più di quello di oggi? Comincio a pensare che il senso chiaro della realtà possiamo averlo solo avendo ben fermo un parametro interno, sia esso un retaggio, sia una volontaria costruzione morale. Non avendolo né dell'una né dell'altra specie, non di rado si scivola e si finisce in quelle sabbie mobili in cui le distinzioni non sono nette. Tutto è pressappoco uguale a tutto e dunque realtà e irrealtà si confondono. Così, pur non avendone rubato né assassinato,
ci siamo più o meno consapevolmente adattati a vivere nell'illegalità, diffusissima illegalità, corruzioni o trasgressioni minime, capillari, dal lassismo favorito o tollerato nelle regolarità delle procedure, all'escamotage, alla frode. Ho avuto le mie indignazioni, ho anche alzato la voce proprio perché arrivasse la mia protesta contro chi lasciava che venissero gettati i beni più gelosi della nostra storia comune, i sogni, le sofferenze, le speranze dei nostri padri. Quello strumento è dunque spuntato, inefficace. Vale forse più la pazienza, il lavoro a cuci e scuci dei muratori, degli educatori, dei sinceri catechisti, esclusi i retori e i tribuni. Ricominciare da capo, dai fondamenti, ora che crollano gli edifici di cartapesta, da parte di chi in questo paese conserva un po' di umiltà. Le parole qua e là profetiche che qui ho sommessamente raccolto ci fanno capire che parlare di Ruzzi, qualunque ne sia l'occasione, impegna a capire perché l'uomo, anche in questo simbolico luogo, ha lasciato un segno di quella ostinata, quotidiana battaglia che tutti i giorni combattiamo per la più controversa, amata e sempre più pericolante delle nostre fatiche, cioè per la ricerca di una misura reale e comune del bene. Avevo da poco ricevuto una sua lettera serena, quasi allegra. Poi l'ho rivisto in Palazzo Vecchio, dove Firenze aveva festeggiato i suoi 90 anni. Grazie al presidente Ciampi, come ci ha ricordato lui stessi poco fa, c'era stata l'investitura senatoriale. Si congederà come rimpicciolito sotto la curvatura degli anni densi e onerosi, attraversati sin qui, fino a consegnarsi, credo in pace, alla parola cruciale, con la lettera maiuscola, magari con la P minuscola, la più corrusca, la più violata, la più umana. C'è una pace da ritrovare, aveva detto, non solo nei sacri ambulacri della ragione, ma anche nel recinto grandioso delle nostre volontà più profonde e da noi stessi troppo spesso inascoltate. Grazie. Grazie al senatore Zavoli per questa testimonianza e questo intervento. Grazie anche al presidente Grasso, appunto, per la sua disponibilità, per questo spazio appunto dato al ricordo di Mario Ruzzi. Ora direi che passiamo dall'altra parte per lasciare spazio al film, così come è stato annunciato dal dottor Mettel. Io ringrazio i due registi che sono qui in sala, Antonio Bartoli e Silvia Folchi. Mi scuso con i registi perché abbiamo dovuto usare un formato proprio non perfetto per il prodotto di altissima qualità predisposto dal loro lavoro. Tenete presente che questo documentario è stato realizzato anche in Blu-ray, quindi in altissima definizione. Un grazie di cuore comunque a Silvia e Antonio. Adesso lascio la parola a Armando Torno. Bene, eccoci nella seconda parte, ormai entrati dopo la stessa testimonianza di Luzzi. Ora saranno gli studiosi, coloro che hanno curato le opere, gli studiosi di letteratura italiana, a prendere la parola e ovviamente a offrirci bilanci, le letture di questo centenario. Allora, comincerà Giulio Ferroni della Sapienza di Roma e a lui lascio la parola. Grazie. Ricordare Luzzi e pensare all'insieme della poesia di Luzzi suscita sempre in me, come dire, un senso di dolcezza e mitezza paterna. Lo dicevo anche
poco prima a Verdino, che per me poi il 1914 era anche l'anno di nascita di mio padre, nato 3 giorni dopo, cioè sarebbe domani il centenario della sua nascita, e quindi avveniva questa sovrapposizione, no? Che soltanto privata, immotivata in fondo, no? Determinata dal caso, però che mi faceva riflettere proprio sulla dimensione così paterna che io vedevo, ma dolcemente, mitemente paterna, non a caso il lapsus materna, tra l'altro, ecco, un insieme di associazioni che sono state sempre suscitate in me dalla figura di Luzzi, dai pochi incontri ma intensi che ho avuto con lui, che si riflettono fortemente sul senso poi della sua poesia. Una poesia che a un certo punto è cambiata in fondo, no? Durante il lungo percorso, come quella di altri poeti a lui vicini. In fondo c'è una fase in cui la grande, già allora grande poesia di Luzzi è legata fortemente ai codici della poesia novecentesca, no? E a un certo punto si è come aperta al di là di questi codici, è diventata qualcosa di più luminoso, etereo, aperto in qualche modo ad un orizzonte indefinibile, che aveva dentro di sé degli elementi di chiarezza conversevole e di proiezione verso l'assoluto. In fondo, in maniera diversa, sono cambiate le prospettive di altri 3 poeti che io sento molto vicini, pur nella loro diversità, e tra l'altro sono evocati tutti in modi diversi proprio dagli studi di Verdino. Da una parte Caproni, 1912, dall'altra più tardi Zanzotto, 1921, Giudici, 1924, tutti poeti che hanno avuto un'ultima fase, no? Lunga, dove sono cambiati in fondo, pur rimanendo gli stessi, no? Ma dove hanno acquisito un nuovo rapporto di comunicazione, proprio. Si sono aperti in maniera diversa, opposta tra loro, no? Però si sono aperti ad uno scambio più diretto con la vitalità, l'immediatezza addirittura dell'esperienza, uno sguardo più aperto e disteso al mondo, un porsi della poesia come attraversamento critico e partecipe nello stesso tempo dell'evidenza del mondo, in un nesso che poi ha saputo riconnettere intensamente il principio e la fine, che ha saputo collegare, nel caso poi di Luzzi proprio, soprattutto, il dire della fine dell'esistenza individuale, il guardare continuamente alla fine dell'esistenza individuale, collegare questo alla minaccia di fine che la situazione del presente fa gravare sulla stessa poesia, su quello che è l'umano, a cui teneva fortemente Luzzi, no? Sottospecie umana, del resto, una delle sue ultime raccolte. E quindi vorrei fare qualche brevissima, dato il tempo, riflessione proprio sulla poesia dell'ultimo Luzzi, che ma questo volume, no? Curato da Verdino, come tanti altri che meriterebbero un ampio trattazione, che quelli che sono qui presenti e altri che non sono fisicamente presenti, come il volume delle prose, tra l'altro, che abbraccia tutto l'arco della vita di Luzzi e veramente sorprende fortemente per il modo di urbana mitezza con cui Luzzi affronta i luoghi. Abbiamo visto proprio nel bellissimo filmato questa evidenza dei luoghi, ma non è un'evidenza fisica. I luoghi nella loro spiritualità, in fondo, nella loro dimensione assoluta. Ecco, Luzzi in tutta la sua poesia e anche nelle moltissime riflessioni dedicate ai luoghi in prosa, no, ha saputo dare il senso della
complessità, della difficoltà, della contraddittorietà, della spinta morale che ci lega ai nostri luoghi, a tutti i luoghi che sono stati luoghi essenziali della sua esistenza, che sono i luoghi della cultura, dell'essere, dell'identità italiana, e che nei confronti di chi li attraversa, di chi li vede, di chi li guarda, hanno sempre un segreto, un'alterità indecifrabile che la sua poesia e la sua riflessione ha continuamente interrogato, no? La critica ha spesso insistito, no, sull'evidenza dei luoghi, sulla presenza dei luoghi nella poesia di Luzzi, ma questi luoghi li interroga nella loro alterità, li fa vivere, no, in quanto comunicano con il nostro sguardo e nello stesso tempo sono qualcosa che ci richiama al di là, nascondono un di più che la voce poetica così intensamente interroga. E sono i luoghi della cultura, le città, abbiamo visto, no? Firenze, Siena, tante altre, no? E sono i luoghi della natura, no? Luzzi percepisce l'infinita evidenza della natura nel suo continuo rivelarsi, nella sua creaturalità, sempre sottratta all'artificio e alla volgarità che imperano nella comunicazione collettiva. E l'ultimo Luzzi in particolare distende sempre più il proprio sguardo e il movimento della parola verso un senso dell'essere che si rivela nell'evidenza della natura, dei luoghi, no? Che della luce e del buio che si disegnano allo sguardo in tutte le dimensioni, no? Conosciamo l'insistenza infinita della sua poesia, no? Che poi è una poesia che ha assunto una formidabile dilatazione negli ultimi anni, no? Come un interrogare continuo il senso creaturale di tutta l'esperienza che si affaccia attraverso la luce, il buio, il movimento, il tempo, sono tutti temi ben noti, no? della poesia di Luzzi, no? Tutto quanto questo interrogato da una voce che ci viene incontro con una dimessa fragilità, con un'intensità, con un'aspirazione al sublime che parte proprio dal proprio essere dimesso, quasi direi, no, citando un ben noto passo dantesco, una voce modesta, forse qual fu dell'angelo a Maria. Ecco, c'è questo senso dell'umiltà che si affaccia fortemente nella sua poesia e che l'allontana, no, da quella ibris diffusa nella comunicazione mediatica, no? Da tutto il rumore, la volontà di protagonismo, no, che ci assedia da tutte le parti nella comunicazione corrente, nella vita quotidiana, nel trionfo del mercato e tutte queste cose che conosciamo benissimo. L'umanità di Luzzi ci viene incontro proprio attraverso questa voce modesta che leggiamo e sentiamo vivamente nella sua intensità proprio contro la cultura del rumore, del grido, dell'esibizione mediatica, della volontà di potenza, no, che impera nella cultura dell'apparenza. Luzzi è un poeta difficile anche per questo, no, in fondo, no? Perché è al di là, è contro la cultura dell'apparenza, no? E interroga il senso più profondo dell'essere sotto specie umana. E sarebbe lungo, ma credo che non ho proprio il tempo, no, di riflettere sul valore anche di quella che per me, e anche poi Verdino lo dice benissimo, è la dimensione effettivamente postuma della sua poesia, no? Il fatto che sotto specie umana sia presentata, no, come una serie di frammenti che vanno intorno alla riflessione, al diario interrotto di questo Malaguggini, no? Questo presentare il discorso come un discorso che raccoglie frammenti del dopo, no? Qualche cosa veramente di essenziale, di fortemente originale, no? Che conduce anche, per esempio, poi nella raccolta successiva, no? A questo intreccio tra fine e inizio. Basta ricordare il titolo, Dottrina dell'estremo principiante. Il sapere non è mai sufficiente, no?
Il sapere anche più profondo, più assoluto, che cerca di interrogare l'assoluto, è sempre collegato alla perdita di se stesso. La perdita e l'acquisto sono strettamente intrecciati, si ricomincia sempre, e ricominciare è quello del flusso, del movimento, no? E è ben nota la presenza poi del fiume, per esempio, no? E tanto tutti gli interpreti, anche l'Angella, Verdino e tanti altri nei libri che sono apparsi recentemente, anche nei volumi pubblicati dalla rivista Istmi, no? Che qui non sono presenti, ma ce ne sono ben due: una raccolta di testi inediti e rari di Luzzi e una raccolta di saggi su Luzzi, variamente, no? Questa tematica del tempo, dell'accadere, il rapporto tra il flusso del tempo interminabile, la vicissitudine e l'attimo, ecco, la capacità della sua poesia di interrogare questo accadere che si fissa nell'atto stesso in cui però si perde, nel flusso continuo del tempo, esemplato poi dal movimento del fiume, bellissima tra l'altro quella poesia qui sull'Arno, no? Ma ce ne sono tante altre veramente, no? Ecco, la sua poesia veramente, e qui credo che debbo effettivamente concludere, dato il tempo che abbiamo a disposizione, voglio ricordare però che è veramente un entretien infini, veramente, un continuo avvolgersi verso le illuminazioni che sono date appunto dall'apparenza della natura. Non a caso c'è in lui una sorta, no? E questo mi pare Verdino lo ricorda, una sorta di dererum natura cristianizzato, no? Proiettato sullo sfondo di un possibile senso che la stessa fine acquista, no? Ma veramente, no? Il suo è un dererum natura contemporaneo, no? Che andrà valutato proprio come anche nel senso della difesa proprio della natura, no? Del suo splendore che questo filmato, per esempio, anche con la valenza delle immagini, no? Con certi artifici anche nell'uso delle immagini fotografici, ha reso così bene, no? Uno splendore naturale che si sta perdendo e che reca un segno ultimo dell'umano e del divino che Luzzi ha difeso con forza, con un coraggio anche civile, come sappiamo, no? Nella sua poesia, nella sua esperienza, no? Che è stato, ecco, dobbiamo sentirlo tutti veramente come un grande padre della dolcezza, dell'umiltà, appunto, del valore di una parola fragile, come del resto era quella della ginestra leopardiana, altro testo, no, a cui occorrerebbe fare riferimento, ma non voglio, scusatemi, che rischio di dilungarmi fin troppo. Allora, grazie al professor Ferroni e a questa umanità di Luzzi che ci ha ricordato, che ci viene incontro con la sua voce modesta. È una bellissima immagine, tra l'altro, che mi permetto così di isolare. Professor Giuseppe Langella della Cattolica, io non dico tutti i meriti che questi signori hanno nei confronti di Luzzi e nei confronti della poesia o della letteratura contemporanea, ma poi i libri parleranno da solo. Professor Langella. Grazie. 10 anni fa, il 14 ottobre del 2004, alla vigilia del suo 90° compleanno, Mario Luzzi fu nominato senatore a vita da Carlo Azeglio Ciampi. È stato ricordato dal dottor Armando Torno poco fa, ma lo ha ricordato anche lo scorso 4 marzo l'onorevole Pietro Grasso, presidente del Senato della Repubblica, commemorando l'illustre collega davanti all'Assemblea di Palazzo Madama. Desidero richiamarmi in apertura a quel discorso, non solo per tributare la gratitudine di noi tutti qui convenuti, uomini di lettere e non, nei confronti dell'istituzione che ci accoglie, ma anche perché l'onorevole Grasso ha esemplarmente tracciato in quell'occasione un profilo a tutto tondo del Luzzi poeta, intellettuale, maestro e testimone, rievocandone fra l'altro, son sue parole, il radicato e coerente impegno civile. Impegno
che Luzzi profuse anche negli ultimi mesi di vita in seguito alla nomina, nonostante l'età molto avanzata, fino all'ultimo, fino a quell'intervento che non fece in tempo a pronunciare in aula, ma che aveva già scritto e che mi fa piacere che il dottor Mettel abbia appunto letto integralmente, perché davvero è un testamento civile di altissimo valore. Uno scritto, un intervento in cui, unendo la visione dall'alto, propria dello storico, alla passione militante e all'orgoglio nazionale, degno di un uomo del Risorgimento, dipingeva l'Italia, l'abbiamo sentito, no, come un paese ancora in fieri, ma alla maniera delle cattedrali. Pensiero questo che il presidente Grasso, nel quale coglieva in conclusione un monito di inalterata attualità. Recuperare il senso della storia, diceva, significa innanzitutto costruire una prospettiva. Chi poi conosce abbastanza l'opera di Luzzi e il filmato che abbiamo visto ce ne dà una icastica conferma, sa bene quanto quell'immagine della cattedrale in costruzione, quindi piena d'arte e di fede, no? Ovvero di bellezza e di significato, rifletta in profondità e in maniera del tutto trasparente e fedele la stessa visione del mondo di Luzzi, del cammino della storia, appunto, e del destino che ci attende. Un cammino certo faticoso e accidentato, costellato di ostacoli e di insidie, ma inarrestabile e immancabilmente votato, anche se non sarà domani, al maggior bene. E questo, come dire, questa convinzione è stata richiamata dianzi dal senatore Zavoli, no? Ecco. Che parlava anche di profetismo luziano, no? Ecco. C'è questa inclinazione profetica nella scrittura luziana che è anche sguardo rivolto al futuro, una profezia in cui, per dir così, sul disincanto della ragione prevale l'ottimismo della speranza. Questo veloce ritratto, schizzato alla buona sulla scorta della ficcante commemorazione tenuta in Senato dall'onorevole Grasso, si attaglia perfettamente alle intenzioni e, credo, anche agli esiti del convegno su Mario Luzzi, un viaggio terrestre e celeste, svoltosi a Milano il 19-20 marzo di quest'anno, di cui ho il piacere di presentare, nel contesto solenne e festoso di una celebrazione ufficiale come questa, il volume appena uscito degli atti. Promosso per iniziativa congiunta del Centro Culturale Alle Grazie dei Padri Domenicani, quelli appunto che custodiscono fra l'altro il Cenacolo di Leonardo, dall'Associazione Mendrisio Mario Luzzi, Poesia del Mondo, e dal Centro di Ricerca Letteratura e Cultura dell'Italia Unita dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, esso ha dato il via a una intensa stagione accademica di studi e di ricerche tuttora in corso. Basti ricordare, per tacere d'altro, che anche Firenze si appresta a rendere omaggio al suo poeta nelle prossime settimane con altri due convegni. Ma proprio per questo credo si possa trarre motivo di legittimo orgoglio dall'essere in grado di offrire fin d'ora alla comunità scientifica e agli amanti delle muse il nostro tangibile contributo di lettura in profondità dell'opera poetica e drammaturgica di Luzzi, raccolto in un volume
delle prestigiose edizioni di Storia e Letteratura, che hanno conservato, se posso dire, l'eleganza e il nitore tipografico d'altri tempi, per le cure impeccabili di Paola Baglioni e Davide Savio. Non mi proverò nemmeno a ripercorrere partitamente, forse anche per sommi capi, i temi affrontati in ciascuna delle 13 relazioni. È un compito questo che lascio volentieri alla curiosità del lettore, cui assicuro peraltro abbondanza di messe. Mi preme soffermarmi piuttosto sulle dorsali che innervano, senza soluzioni di continuità, tutti i saggi, dal primo all'ultimo, dando alla pubblicazione la coerenza e la compattezza di una monografia. Tengo a sottolinearlo perché, come sa chi ha pratica di certe cose, questo è un esito ben raro da ottenere negli atti di un convegno. Ma tant'è, pur nella varietà degli approcci metodologici che vanno dalla filologia d'autore all'analisi tecnica delle scansioni ritmiche, dall'intertestualità alla critica tematica, dalla stilistica alla teoria della letteratura, a leggere questo Viaggio terrestre e celeste di Mario Luzzi si ha l'impressione di seguire un discorso filato e ininterrotto. Seguendo la cronologia delle opere, da Nel magma 1963 al postumo Lasciami non trattenermi del 2009 e il progredire di una ricerca che è stata insieme esistenziale e metafisica, letteraria e conoscitiva, il libro si addentra di grado nel segreto di un'anima e di una poetica. Liberando Luzzi dall'ingombrante, ancorché imprescindibile, ipoteca ermetica, il convegno ha voluto spingere l'attenzione sulla seconda e terza fase della sua produzione, quelle che nel meridiano dell'opera poetica, magistralmente curato da Stefano Verdino, va sotto le campane, le campate di Nell'opera del mondo e poi di Frasi nella luce nascente. Con un indugio tutto particolare sull'ultima altissima stagione, quella, cito ancora Verdino, delle pratiche di congedo, quindi quella del canto salutare e dell'estremo principiante di Simone Martini e di Lorenzo Malagugini. In questa prospettiva non è certo casuale nel titolo del convegno il richiamo al libro del 1994, appunto Il viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, di questo celebre pittore senese nel quale del resto tutti i commentatori hanno sempre ravvisato una controfigura abbastanza scoperta del poeta. Tra dunque la terra e il cielo, tra l'essere e il divenire, tra il molteplice e l'uno, tra la storia e il suo superamento, si colloca la parola testimoniale e testamentaria, agonica e agonizzante di Luzzi. Parola in cammino, vorrei aggiungere, che è andata sempre più elevandosi verso un traguardo di estatica contemplazione. Allora potremmo usare la formula dall'interrogazione all'esclamazione, come emerge passo dopo passo dalle sue raccolte più mature. Non per nulla le due sezioni in cui si articola il volume degli atti si intitolano rispettivamente Frammenti, domande, epifanie e Poesia come profezia. Si muove da una parola ancora scissa dalle cose, da una scrittura frammentaria fatta di frasi e incisi, le cui lacune sono rese ancor più evidenti dalla disposizione a scalini dei versi, in attitudine dominante di indagine e di caute ipotesi, per giungere, attraverso momenti epifanici, lampi di svelamento sempre più chiari e incalzanti, fino a celebrare nello stupore la trasfigurazione dell'esistente, invaso dallo splendore luminoso e numinoso dell'essere. La poesia dell'ultimo Luzzi si innalza a profezia in questo senso, perché trova in sé l'ardire e l'ardore
di annunciare la finale glorificazione del mondo al culmine dell'incessante metamorfosi nel Verbo divino che si effonde e attira a sé tutto il creato. Da questo punto di vista, come sottolineano in apertura i due curatori, il percorso compiuto dalla parola di Luzzi è quello che va dall'enigma al kerigma, appunto all'annuncio. Si intende allora il registro sublime adottato nei testi estremi, per il quale è stato additato il modello dantesco dell'Alto Paradiso, e quella che è apparsa in particolare a Matteo Munaretto e a Gianni Festa, due dei relatori, l'officiatura di una vera e propria liturgia della lode e dell'offertorio. Mi resta appena il tempo di fare almeno i nomi degli altri relatori. In ordine di impaginazione, Daniele Piccini, Antonio Prete, Paola Cosentino, Francesca D'Alessandro, Anna Dolfi, Elisa Tonani, Enrico Elli e Massimo Natale. E ancora per segnalare che il volume è impreziosito da due cose: una serie di testimonianze di sei fra i nostri maggiori poeti viventi, Milo De Angelis, Franco Loi, Guido Oldani, Silvio Ramà, Davide Rondoni e Cesare Viviani, che compongono una mappa emblematica dell'ascito poetico dell'eredità di Luzzi, e da una corposa appendice di scritti dispersi di Luzzi, riuniti da Verdino, che io considero delle autentiche prelibatezze, come un articolo su Teilhard e Maritain, o quello, il titolo è tutto un programma, sul teatro per un popolo immorale. Ecco, e allora di queste autentiche prelibatezze raccomando vivamente la lettura. Grazie. Grazie professor Langella, io mi permetto dunque innanzitutto la ringrazio e penso a nome di tutti per questa definizione che ha dato, liberando Luzzi dall'ingombrante ipoteca ermetica. Questa ipoteca ermetica effettivamente molte volte i manuali l'hanno un po', diciamo così, lasciata sfuggire. Poi lei ha ricordato Mario Luzzi, Un viaggio terrestre e celeste, delle edizioni di Storia e Letteratura, tra l'altro c'era qua la responsabile delle relazioni esterne. Ricordo che il volume è venduto soltanto in una libreria, la libreria Feltrinelli, sarà poi distribuito in tutta Italia, qua a Roma, sarà distribuito in tutta Italia da Largo Argentina, Largo Editore Argentina 5, ma sarà distribuito in tutta Italia da novembre. Invece ricordo che il volume che il professor Ferroni ha appunto citato delle poesie ultime di Mario Luzzi, curato dal professor Verdino qua presente, di Garzanti, è già distribuito appunto da oltre un paio di settimane, quindi facilissimamente ritrovabile. Un po' difficile da trovare sono le prose pubblicate da Aragno, appena le vedete compratele perché sono già una rarità, ma non perché il volume sia andato a ruba, perché l'editore ha una distribuzione molto particolare ed è difficile da trovare. A questo punto lascerei la parola al professor Verdino, che è già stato, Stefano Verdino, ricordato già come curatore del Meridiano, aggiungiamo delle poesie ultime, ma poi è anche la persona che in qualche modo ha curato tutta la serie delle Claquette della Mettelliana che sono state appunto editate dal dottor Metter qua presente. Professor Verdino. Grazie, io ringrazio di questo invito e io mi limito soltanto, sono molto contento di questo centenario, come si è svolto, come si sta svolgendo, per le varie manifestazioni, sia per le varie manifestazioni se voi andate su Google e sotto la rubrica notizie mettete Mario Luzzi, ogni giorno si aggiunge una voce nuova di manifestazioni, di incontri in tutto il paese. Veramente è una cosa singolare di ritrovare
la dimensione, tra virgolette, popolare di manifestazioni che vanno dal sud, dalla Calabria, ovviamente alle zone della Toscana, ma anche a Bergamo. Per esempio, so che sabato ci sarà anche un convegno a San Pellegrino Terme, perché San Pellegrino è stato il luogo di vacanze con i genitori, il luogo dove lui incontrò la mitica Giuseppina delle notizie, no? Ecco, per dire, ci sono tutta una serie di manifestazioni che segnano anche proprio l'affetto di una collettività. In un paese in cui molte volte si ha l'impressione di essere un volgo disperso, avere invece un sentimento di comunità, che è sempre stato legato a Luzzi, che si è sempre definito un uomo del borgo, no? In qualche modo. Mi è piaciuto molto quello che diceva Giulio prima della voce modesta, di questo rapporto tra la confidenza e poi le aperture che ci sono dopo. E oltre queste varie manifestazioni che ci sono, e vi dico ancora aperta per esempio ora la mostra che è stata fatta a Mendrisio, che è una mostra molto articolata di carte e di pittori legati a Luzzi, è stata ripresa a Pienza e sarà poi ripresa ancora, credo, dalla fine di novembre a Siena. Io vorrei segnalare soltanto un po' le varie novità editoriali che ci sono, oltre quelle che sono state dette. Questo volume delle poesie ultime ritrovate, nella mia idea, è l'idea di completare il Meridiano, che avete visto anche nel filmato da cui Luzzi leggeva, nel senso che raccoglie tutte le poesie dopo il 1994, cioè sotto Specie Umana, Dottrina dell'Estremo Principiante e i libri postumi, più i testi di occasioni giovanili che ho recuperato. Ci sono delle poesie antiche di Luzzi del 1931 su una rivista, Il Feroce, che era diretta da Fosco Maraini, il papà di Dacia Maraini, fino a Le poesie appunto di occasione di impegno civile, in cui molte uscite sul Corriere della Sera, che lui non aveva mai più ripreso, e qualche altro appunto inedito. Mentre sul fantomatico volume delle prose dell'editore Aragno, che appunto ho curato, diciamo, la dimensione interessante è che recupera un progetto che era stato già dello stesso Luzzi del 2004, che poi appunto nella morte non aveva portato a compiersi, in cui lui voleva recuperare sia le prose, le trame che sono state citate anche nel filmato, cioè Biografia Ebe, che è questo romanzo giovanile un po' ortisiano per certi versi, poi tutta una serie di prose, a cui ho aggregato in appendice tutta un'altra serie di elzeviri, di luoghi e di ricordi, con alcune cose curiose, per esempio una cronaca della stazione di Firenze nel momento in cui sta nascendo, dove la Santa Maria Novella è la costruzione che si sta fissando, ma che il giovane ventenne cronista, ancora minorenne secondo la legge dell'epoca, la vede come in movimento, la vede appunto sempre con questa opera del lavoro comune. Poi c'è la ripresa di Autoritratto, che è appunto nelle edizioni curate personalmente da Paolo Andrea Mettel, che è un libro di nuovo di una certa rilevanza, perché era stato progettato appunto sempre negli ultimi, anche molto convulsi come ricordiamo, mesi della vita di Luzzi, come un proprio percorso attraverso tutta la sua attività. In questo volume ci sia un'autoantologia di poesia naturalmente, ma anche di prosa e anche di brani di teatro, no? Ed è appunto poi stato completato, diciamo, dopo la morte, corredato appunto dal discorso del Senato, da un bellissimo discorso dantesco che lui fece a Lucca nel dicembre del 2004. Questa nuova edizione nel saggio ci sono anche, nel libro, in Autoritratto ci sono anche dei saggi, ricordo uno di Cacciari, uno di Vincenzo
Vitiello e da una nuova presentazione di Carlo Carena e di Marco Marchi. Poi ci sono appunto, oltre agli atti del convegno di cui ha parlato Giuseppe Langella, questi due volumi di Istmi di Eugenio De Signoribus, che purtroppo per ragioni di salute non è potuto essere con noi, che è questo grande amico e poeta delle Marche, che è sempre stato molto legato a Luzzi e che quest'anno in questa sua rivista ha voluto dedicare un fascicolo a una raccolta di scritti dispersi, che è questo desiderio di verità, dove ci sono vari saggi, e all'altro appunto nell'opera di Mario Luzzi una serie di scritti critici che si aprono poi con un ricordo di Yves Bonfoy, che è stato anche ripreso da Poesia. La Poesia, la rivista di Crocetti del mese di ottobre, presenta infatti in queste varie omaggio a Luzzi una serie di significative testimonianze, questa di Bonfoy che viene ripresa da Istmi, e anche, a mia sorpresa, delle traduzioni da Luzzi di Seamus Heaney, del grande poeta irlandese premio Nobel, oltre la testimonianza appunto di affetto di poeti di oggi, già ricordato De Angelis, Viviani, De Signoribus e Yolanda Insana. Ecco, io termino qui, ma ci sono appunto tante altre cose, anche una rivista romana come Studio mi ha dedicato una parte a Luzzi, ci sono ancora tanti ancora convegni, tanti movimenti più o meno sussultori attorno al nome di questo grande poeta che per molti di noi è stato anche un indimenticabile amico. E Max. Grazie a Stefano Verdino, grazie anche al professor Ferroni e al professor Langella per i loro interventi, grazie a voi tutti che avete tenuto duro fino a quest'ora nel ricordo di Mario Luzzi. Spero che vi sia piaciuto tutto quello che abbiamo immaginato di poter fare nel meglio per ricordare la figura di Mario Luzzi, che è stato sì un grande autore, ma come diceva adesso Stefano, è stato anche per tanti di noi un caro amico. Grazie e buonasera.